ragazzi! Sono tornata in Italia, infatti questa settimana sono stata in Spagna in vacanza e ho comprato alcune cose e quindi ho deciso di fare una haul. Però alcune di voi mi hanno anche chiesto di far vedere qualcosa della vacanza, quindi ho deciso di farvi vedere prima un piccolo video che riassume un po' quello che abbiamo fatto. E siamo stati sia a Madrid che a Salamanca, che è una città più piccola. Rock you me like a rocket ball. I never hit a one in love. All I wanted was to crack your walls. All you ever did was bet me. Yeah, you bet me. I put you high up in the sky. Iniziamo col farvi vedere questo fantastico, bellissimo ombrello preso ad H&M che ha su questi fantastici occhi rosa. Mi serviva un ombrello e quindi l'ho comprato. Questa borsa è fantastica, appena l'ho vista ho detto è mia. Di solito non utilizzo le borse a sacchetto, però questa è fantastica. Ha su dei dolcissimi gatti con gli occhi azzurri e la parte migliore è quello che c'è scritto sopra, e cioè Cats, Rainbows, Mermaids e Unicorns, quindi è la borsa adatta a me. Ho preso questi due guanti che sono quelli per utilizzare l'iPhone e sono costati solo 3 euro, questi li ho presi in un negozietto. A Stradivarius ho trovato questo bellissimo portafogli rosa che è costato, secondo me non è tanto, 10 euro. Secondo me è giusto, anzi forse anche poco, perché qui in Italia non ho visto dei portafogli così belli che costassero 10 euro, quindi questo l'ho comprato perché me ne serviva uno nuovo. E all'interno ho messo degli anelli che ho comprato, che ora vi farò vedere, e sono questi fantastici anelli, e sono quelli che rimangono a metà dito, quindi ve li mostro mettendoli su. Li ho visti, mi sono piaciuti un sacco e li ho comprati perché ultimamente mi piacciono tanto gli accessori oro. Dopodiché avevo visto questa felpa, appena l'ho vista ad H&M l'ho comprata perché qui in Italia non sono riuscita a trovarla, ed è questa bellissima felpa con scritto twerk it, quindi come sapete twerkare cosa vuol dire, spero di sì. E è costata la bellezza di 25 euro, questa è costata un pochino però non era in saldo, mi è piaciuta un sacco e quindi l'ho presa. Parlando sempre di H&M, perché in particolare ho fatto shopping ad H&M, ho preso questa bellissima maglietta, che è enorme lo so, con scritto Batman. È bellissima, non mi ricordo quanto è costata perché l'ho già utilizzata, però comunque niente di quello che ho preso era in saldo in Spagna. Comunque è questa fantastica maglietta, mi è piaciuta un sacco. Sempre in quel negoziato dove ho preso i guanti ho anche trovato il caricatore dell'iPhone per la macchina di colore rosa, e la cosa bellissima è che costava pochissimo, tipo 4 euro. Sono bellissimi perché sono rosa, mi piace un sacco. Sempre da Stradivarius ho anche comprato una collana bellissima di questo rosa fantastico, e a me piacciono queste collane che rimangono corte qui con, diciamo, queste catene belle grosse, quindi ce l'ho già oro e sono felice di averla trovata anche rosa. Adesso viene la parte in cui voi non dovete giudicarmi, perché ho comprato 4 maglioni uguali. Però le fantasy sono diverse, sono maglioncini molto leggeri, comunque sono costati solo 10 euro, quindi ho detto vabbè, non costano tanto per essere dei maglioncini. Il primo è questo qui, di color azzurrino chiaro e con su tutte le palme. Lo so, è bellissimo, è bellissimo. Il secondo è con i fiori, con lo sfondo grigio e i fiori tutti sul rosa. Sono delle rose, penso, sì, delle rose.
Il terzo è con i teschi, una cosa molto classica. A me i teschi piacevano tantissimo quando andavano di moda, adesso vanno meno di moda, ma comunque a me i teschi piacciono, quindi l'ho presa. E infine l'ultima è una fantasia un po' più particolare, ma l'ho comprata perché era simpatica, ed è questa qui tutta piena di banane gialle e con lo sfondo nero. Questa mi piace un sacco. E comunque guardate, il modello è larghissima, cade anche lunga, quindi con i leggings va benissimo. Sono comodissime, quindi le ho comprate. Vi volevo anche far vedere alcuni acquisti che ho fatto non durante la Spagna ma prima di partire, giusto perché sono delle cose carine che ho trovato qui invece in Italia e quindi magari le potete ancora trovare, visto che queste che ho preso erano in saldo, forse se riuscite i saldi non sono ancora finiti. Comunque sono i soliti negozi che ci sono in Italia. Un capo bellissimo che mi è piaciuto un sacco ed è una gonna vita alta ed è questa qui con questa fantasia che sembra quasi quella delle bandane da mettere in testa. E è una gonna vita alta con anche una cintura da poter fare il fiocco dietro la schiena. E questa l'ho presa ad OVS. Da Tally Whale invece ho trovato in super sconto, mi sembra fossero costati 7 euro, una cosa del genere. E sono due maglioncini leggeri ma molto larghi che vestono davvero bene. Il primo ha su scritto I love New York, ma al posto del cuore c'è una fantastica pizza. Ed è bellissimo, di questo colore tra il beige e il bianco, veramente l'ho messo ed è, mi sta benissimo, cioè è proprio comodissimo. E l'altro è uguale ma grigio. E sopra c'è il numero 84, con vabbè le foglie di marijuana dentro l'otto, ma questo non ci interessa. Comunque sono bellissimi, a maniche lunghe, bellissimi. Sempre da Tally Whale ho trovato anche questo maglioncino che è più pesante e sempre in sconto, rosso, con scritto fucking scheiße, che per chi non lo sapesse magari il tedesco significa fucking, scheiße sarebbe merda. Comunque mi è piaciuto un sacco, quindi l'ho preso. E questo è più corto e più pesante. Da Zara cercavo un maglioncino che fosse invece più corto da mettere magari con le gonne vita alta o i vestiti e ho trovato questo qui che è abbastanza pesante, sempre in saldo, con scritto femme, non so come si pronuncia perché io non faccio francese, comunque sarebbe femmina in francese, di questo grigio scuro. Ho trovato due magliette simpatiche da OVS, quindi le ho comprate perché mi piacevano molto, sono molto semplici comunque. La prima ha su tutti questi pipistrelli e a me piace molto il disegno, il simbolo del pipistrello, quindi l'ho comprata bianca con questi pipistrelli neri. E l'altra l'ho presa in particolare per la frase che è scritta sopra perché io la utilizzo molto durante la mia vita ed è questa frase che dice sorry, I'm not sorry, e lo sfondo è lilla. E questa è la... ovviamente sempre L come taglia, io... a me piace vestire con le cose larghe. Quindi questo è tutto lo shopping che ho fatto nell'ultimo periodo, spero vi sia interessato, vi sia piaciuto e... sono felice per chi mi ha seguito in questa settimana perché nonostante fossi in Spagna sono rimasta in contatto con voi attraverso Facebook, Twitter, Instagram e tutti i social network. Quindi se volete anche voi, che magari ancora non mi seguite, comunque seguirmi anche al di fuori di YouTube, qui sotto nella descrizione ci sono tutti i link per poter andare a contattarmi. Io rispondo a commenti, domande, messaggi, veramente. Io vi aspetto al prossimo video, mi raccomando, se volete rimanere aggiornati col canale iscrivetevi. Io vi saluto, vi mando un bacio, ricordatevi di mettere mi piace se questo tipo di video vi è piaciuto e per il momento ciao!